Bentornati! Buongiornissimo caffè! Già abbiamo avuto difficoltà con l'intro della prima intervista e questa volta la difficoltà è ancora evidente. Non Bene. È vero, non è vero, sei stato liscio come Hai l'olio, visto? Ma Hai visto? Ma chapeau, ma sembra bravo, quasi che stia cercando di farlo come lavoro. Sembra quasi che lo faccia di lavoro, infatti. No, ma serio, ma va bene. Ma bando alle ciance, oggi siamo qui a Coming Clean, le interviste credono pop, la salute mentale, noi di NPN, non passa nada, con una super artista. Signori, signore, signoru, è con noi Chiara Galeazzo! Ciao, ciao a tutti! Abbiamo un 4 su 4 Veneto, smarchiamolo subito, così dopo non mi dicono ah ma si sente che si Sì, quindi avremo le vocali o molto chiuse o molto aperte. O estremamente aperte. E bear with it, è così, la vita è anche questo, ma mi dicono che il dialetto e le inflessioni dialettali sono parte della comunicazione affettiva delle persone, perché effettivamente quando parli senza avere troppa cura nell'apertura e nella chiusura è perché stai parlando di contenuti molto affettivi. Io saluto la mia prof di dizione, ciao Antonella, non sono d'accordo. La tratterò la userò come scusa. Sì, 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 guarda, sì. Nello specifico Tecniche del linguaggio psicologico, Alberto Semi, edizioni Cortina, 1998. No ad. Oppure puoi dire, io non sono veneta, sono autentica. Ma in realtà, Chiara, chi sei e cosa fai qui? Paurissima. Oddio, chi sono? una domanda un po' difficile. Che risponderemo. Sono Chiara Galeazzo, sono una cantante, sono qui per parlare con voi. E cos'altro sono? Sei la nostra ospite per parlare di... Una veneta. Esatto, sì, ma non solo. Sei anche qui per parlare con noi di un argomento che ci è molto molto caro, al punto che ci abbiamo fatto una professione sopra, ovvero che cos'è per te il concetto di salute mentale? Allora, è una domanda complicata perché credo che le persone non siano una fotografia e quella è per tutta la vita, è un processo, un procedimento, si evolve, quindi se ti devo dire come immagino la salute mentale è come se noi fossimo in un mare, fossimo su una barca, poi a un certo punto arriva un piccolo temporale, cerchiamo di stare in piedi, poi c'è un periodo magari in cui il clima è buonissimo, quindi si sta più tranquilli, poi dopo ritorna, arriva un fulmine, poi troviamo qualcuno, non lo so, peschiamo, quindi è una come se noi fossimo una nave che va e procede, sempre però bisogna stare appunto attenti e stare bene attenti a quello che a dove si va, ecco. Ma che si può dire? Sì, ecco. Cioè non avevo nessun altro tipo di spiegazione a questa cosa, perché per me è sempre in evoluzione, perché non è che se sto bene oggi, tra due anni potrà succedermi qualcosa che mi rimetterà di nuovo in discussione tutto. Vorrei essere una persona che dice adesso, cioè non credo mai quando le persone si parlando mi dicono io sono risolta. Ma quando? Ok. In che momento? Cioè, si stanno autodefinendo dei cruciverba. Io sono un Bartezzaghi, sono risolto. Comunque siamo così grandi fan della settimana enigmistica and sì, show. Sempre. Sì, sempre. Sempre. Mi piace però questa metafora di questa salute intesa come processo in continuo mutamento, tanto quanto si cerca di stare sull'onda giusta. Bello, fa un po' in navigazione. Fa un po' il vecchio il mare, ma fa anche un po' Jesolo, quindi mi piace ancora di più se possibile. Io avevo pensato alla ballata del vecchio marinaio, ma va bene. Sì, anche io avevo pensato all'albatros che viene preso a vedi, abbiamo gli stessi riferimenti culturali. Sì, per una volta che non faccio io quella culturale, vengo blastata. Vabbè, hai insegnato bene. Sì, sì. Chiara, noi a parte così le cavolate, volevamo sapere se hai voglia di raccontarci qualche momento in particolare della tua vita o della tua carriera, che chiaramente anche a volte è la stessa cosa, in cui è stato più complicato per te avere a che fare con il tuo stesso equilibrio o disequilibrio mentale di sorta e eventualmente come poi l'hai affrontato. Intanto siamo al Cleany Loft, ciao Cleany Loft, ci sono persone che entrano, escono, non siamo in studio, quindi vabbè, ma fatevelo andare. Questa è una metafora della vita, gente che va, gente che viene. È un po' tipo Central Perk, guarda, tipo, no? Ti amo solo per questo.
Allora, io devo dire che quando nei periodi in cui mi sono trovata in difficoltà sono stati quelli appunto in cui sono stata sottoposta dello stress. Mm-hmm. Quindi tante cose da fare e tante aspettative che io avevo su me stessa. Ne ho avute tante di momenti un po', perché io non sono, cioè sono una persona molto, come posso dire, la mia psicologa mi ha detto che io è come se avessi la manopolina della intensità, che sei ogni tanto devo... Sei dimmerabile praticamente. E quindi spesso sento molto le cose in modo molto amplificato, quindi non sono abbastanza incapace di filtri. E quindi sono molto impulsiva, dico anche le cose, a volte mi porta bene, a volte mi porta male. Adesso, invecchiando, sto cercando di diventare più diplomatica e sto facendo un lavoro. Mi leggo anche delle cose sulla negoziazione, da quanto questa cosa mi porta dei problemi. La capisco. Ecco, vabbè. La prima volta invece che io ho incontrato e ho capito che dovevo andare da un professionista del mestiere, è stata durante, quando mi stavo laureando, perché già lavoravo prima di laurearmi e quindi lavoravo 13 ore al giorno perché facevo un lavoro abbastanza impattante, tornavo alle 10 e poi scrivevo la tesi, che però erano solo formule, quindi veramente cioè... E lì ho iniziato piano piano, ogni volta che avevo un pensiero negativo mi si rivoltava lo stomaco. Questo succede poco, no? Una volta al giorno, due volte al giorno, dopo tre mesi. 70 volte al giorno, tanto io avevo le coinquiline con cui vivevo, e che sono tuttora mie amiche, che a un certo punto erano diventate una barzelletta, cioè, perché mi dicevano, Galeazzo, domani casca il mondo, e io avevo, no, non vomitavo, avevo solamente questo, il mio stomaco che si rivoltava, tanto che a un certo punto mi vergognavo di uscire, perché se io stavo prendendo, non so, un gin tonic con uno, per dirne una. E lui mi diceva una cosa che avesse uno spettro negativo, sì, un di trigger, qualche tipo, sì. E io facevo quel cosa che non è che sei carinissima quando la fai. E da lì allora, poi sono entrata in X-Factor. Altro allora, momento di grande tranquillità. Mi sono tuffata nella terapia strategica, perché ho detto non sarò mai in grado di gestire tutte queste cose insieme, certo, se non mi curo. Certo. E allora è stato il mio primo vero incontro con la terapia strategica, che so che ci sono tantissimi altri tipi, ma certo, in quel momento mi serviva quello, e mi ha dato degli esercizi che sembrano banali. Tu dici, ma dai, no? In verità, facendoli in 5 sedute, la situazione è sempre di più migliorata, con qualche strascico qua e là, anche magari durante il periodo televisivo, ma pochissimo, e sono, tra virgolette, guarita. Poi ci sono ritornata per tanti altri motivi, magari ogni tot ci torno, però quella è stata la volta in cui ho capito quanto sia importante andare da qualcuno che... Cioè, è come se hai un raffreddore, non so, la febbre, vai dal medico di base, cioè è esattamente questo. Gli esercizi potevano essere, cioè ancora in realtà ancora a volte li applico per le cose più disparate, quello del mettere i pensieri negativi dentro a 15 minuti in una stanza buia e quindi metterli dentro a una casettina, che così poi nella tua vita quando esci non escono e non ti riescono. È una cosa che sembra una cavolata, però ne abbiamo parlato proprio ieri sera, prima di andare a un evento, proponendo questo esercizio. Sì, l'hanno proposto a me, perché anche io avevo ogni tanto mi ossessiono anche io su certi pensieri e tendo a ripetere e a vomitarli addosso agli altri, a dire, ma secondo te andrà così? Ma secondo te, come se gli altri avessero questo potere mistico di influirli, cioè di poterci influire? E mia sorella mi ha proprio detto, guarda, prendi questo pensiero, mettilo da parte, se fra 3 ore c'è ancora, ne riparliamo. Poi dopo 3 ore... sto ancora pensando a questa cosa. Però sicuramente trovare delle strategie per riuscire a vivere è utile, perché sennò tante volte ci chiudiamo qui e non stiamo più... Cioè decidi una fascia oraria di un quarto d'ora, ti chiudi al buio, chiudi gli occhi e pensi a tutti gli scenari più negativi che possano portare una situazione che ti mette ansia. Quindi proprio, ma anche che arriva un asteroide, cioè tutti gli scenari negativi. Quella cosa, se fatta con costanza, effettivamente, ragazzi, funziona.
Sì. Insieme, poi ce ne sono tantissime altre, cioè anche un'altra cosa che mi ha aiutato molto è quando tu provi rabbia per delle persone, e perché magari ti hanno tradito, ti hanno fatto un sacco di cose, no? Anche il fatto di scrivere le lettere in cui gli dici tutto quello che pensi e tu prendi, le chiudi, perché devono avere anche, io ho anche una bella carta da lettere, cioè se faccio bene le cose, lettere che non spedisco. Assolutamente. E poi, lettere di rabbia. Questa è una metafora della vita. Comunque. No, perché insomma, scrivevo a mano, che è anche un buon esercizio per ricordarsi come si scrive a mano. Esatto, perché adesso non è più così comune. E le davo alla mia dottoressa, che secondo me avrà tra tutti è un ufficio postale. Speriamo che nessuno legga mai quelle lettere, perché sei completamente sincero e lo metti su carta, è l'atto. Tu stai abbandonando e mettendo le cose fuori di te, fuori ma di in te. Uno spazio semi-neutro. Però pensava che bello poter avere questo oggetto che fisicamente stacchi da te, per poter mettere in un posto altro e quindi che ti lascia più libera. E è stato super interessante da quello che ci ha raccontato, come effettivamente la mente e il corpo fossero strettamente collegati, sì, specialmente in quel periodo di tensione, anche perché... Cioè. Ma ci credo molto comunque in questo fatto che abbiamo bisogno dei riti a volte. Sì. Quindi non è una... Cioè, non sembra una cosa piccola, ma in realtà... L'atto si collega alla mente, te lo fa vedere, tu la vedi e quella cosa lì poi diventa una parte di te. Non so, io anche io adesso mi sto immaginando queste lettere tipo fogli carta di riso, tutte scritte bene, piene di odio. Sì. Bellissimo. Con la stilografica anche. Volevo essere assolutamente di classe. Assolutamente. No, perché non scrivevo con una stilografica da quando? Dalla seconda elementare. Dalla seconda elementare. No, ma era vietata a scuola quando eri troppo piccola la stilografica, perché era pericolosa. Dalla terza elementare in poi. Esatto. Ma sapete che invece un mio compagno di classe mi ha infilzato la stilografica? Ecco, appunto. Vedi, perché lui non aveva imparato a scrivere le lettere. Ma cioè, parliamo un po' di questa aggressività. Hai scritto una lettera anche a lui? No, quello non me lo ricordo più. Okay. Perché, però sicuramente magari i traumi delle elementari saranno pesati poi su quelli... Si sono riproposti. Sì, sì, tanto esce tutto una certa. Sì. E ti chiedo anche, ma effettivamente quanto poi la tua arte, il tuo portare voce a certe cose ha per te un significato di salute? Quanto effettivamente la tua arte è un plus per la salute mentale in generale o per il tuo benessere? Allora, guarda, ci ho pensato, ma sai che ho fatto questo pensiero ieri? Incredibile. Mentre noi pensavamo ai tuoi pensieri nella scatola. Esatto. Che io mentre canto non penso. Che bello. È praticamente un'ulteriore scatola. Sì. Ci c'è la scatola negativa, che è quella dei pensieri, degli peggiori scenari. È un'ulteriore scatola dei migliori scenari. Che bello. E poi, una cosa che mi aiuta tanto e che ogni tanto penso, che fortuna che ho, è che mi è impossibile sentirmi vuota o soffrire di horror vacui, perché ho un pianoforte in camera. Sì. Ma è meravigliosa questa cosa. Quindi è un superpotere? Sì. Ma pianoforte è bello grande, tra l'altro, quindi horror vacui è un po' difficile. Ma perché vedo che adesso, da questa età, mi sto guardando attorno, no? Adesso sta uscendo tutto, cioè verso i 35, ragazzi, se... Che comunque ci tiene a dire... Se non ti sei curato prima! Esatto. Poi dopo due anni di pandemia... No. Sì, che ti hanno aiutato un sacco, ma comunque 35, che è ormai 35 is the new 20, direi. Fai anche sento 18 del proselitismo. Che è un problema però, perché ne abbiamo 35, ma avevamo la testa da 20. Esatto. Quindi diciamo, ma io... Sono grande o sono piccola? È praticamente un'adolescenza, però avendo la corteccia cerebrale in grado di capire. E tutte le sedute di terapia dietro. È un momento complicatissimo. Me l'avessero detto prima, mamma non me l'aveva mai detto ste robe. Cioè. Ma questo è il problema, ti dicono, ah no, devi crescere, ma non ti dicono poi cosa significa. E quindi no, ti dicono come, non so come dire. Ma qual è il vero parametro? Perché si arriva un po' a questo dubbio da balto, cioè non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Ma che citazione splendida! È un po' come il vitello tonnato, che non sai bene se sia carne o pesce. Però tante volte ci aspettiamo di dover per forza arrivare a un punto
perché gli altri ci sono arrivati o perché ci diamo per scontato che quello sia no, essere che pensiamo adulti. Che gli altri ci siano arrivati, che è ben diverso. Questo di guardare le persone attorno anche lì e le loro tappe è un altro incubo totale, cioè, totale. Che non so se sia giusto guardarli, se loro li fanno, le loro le tappe le fanno per, anche, se, anche perché loro si sono lasciati trascinare o perché lo vogliono veramente, non lo so. Anche questa è una cosa... In fase lavorativa, però effettivamente il fatto che gli altri propongano un certo tipo di narrativa porta all'idea che, ma forse anch'io dovrei avere conformarmi o comunque essere arrivata ad alcune tappe, oddio non ci sono ancora, ecco, svalutazione totale. E sulla narrativa penso che esista anche in alcuni ambiti un certo tipo di narrativa che possa non essere esattamente sana. Ti chiedo, nell'ambiente musicale, secondo te ad oggi, semplicemente per come ti viene, che tipo di narrativa c'è rispetto alla salute mentale? C'è ancora lo stigma? E aspetta, com'è cambiata da quando esatto. hai cominciato? Io penso che questi lavori che faccio anch'io, ma tutti quelli che hanno bisogno di essere, devi inventarti ogni mattina, perché poi è tutto per aria, perché tu non sai. Cioè, che cosa succederà? Potrebbe succedere tutto, potrebbe succedere niente, sei tu quello che devi vendere, e quindi tu stesso sei, è brutto da dire, ma sei un po' un prodotto e ti guardi da fuori. E quindi bisogna, cioè secondo me, se fai questi lavori, è necessario che tu ti vai a far aiutare comunque con determinate terapie, perché è difficile se no rimanere... in piedi. Io sono fortunata, me l'ha detto anche la mia psicologa, che le mie radici, perché ho una famiglia molto molto tradizionale che mi ha voluto bene per com'ero e quindi in realtà quella cosa lì ho delle radici molto messe bene sul terreno e quindi anche se l'albero chiaramente si è anche spezzato a volte e ha fatto 20 giri su di sé, le radici rimangono ben messe. Quindi devo dire che almeno da quel punto di vista sono fortunata che ho una famiglia che mi ha sempre dato dei valori abbastanza basic, che però a loro insaputa, perché io penso che non è che abbiano pensato adesso diamo dei valori, no? Lista dei valori da dare. Esatto, okay, oggi a loro insaputa, a loro insaputa mi hanno dato delle buone radici, però penso che fare il lavoro che faccio io con tutti i problemi del caso, perché guardate che non è scontato, cioè tu non so, tu hai... il ciclo per dirne una e esatto. io ci preciclo, le mie ormoni mi fanno pensare delle cose che veramente, cioè io potrei una pazza. Esco di casa, vado a fare una banalissima spesa, a comprarmi un limone e in quella strada arriva una persona che mi dice una cosa che sulla mia carriera che a me fa tristezza, innervosire. Ecco, cosa fai? Devi sempre stare, ti innervosisci sempre, perché tu sei sempre sottoposto a tutto. Mi è successo un paio di volte che ho perso la pazienza. Coincidevano col ciclo? Anche. No, c'è stata una volta una ragazza che mi arriva, io ero alle 4 di mattina. Che già stavo abbandonando una discoteca perché mia sorella voleva continuare a ballare. Io ho detto basta, non ce la faccio più. Sono andata a prendere un taxi. No? Ho detto, ciao. Capisco bene le sorelle. E la ragazza è venuta da me e mi ha detto: ma non sei grassa come in televisione. Allora, te l'ha detto proprio con questo sì, accento. Ma io dico, perché poi no? Ok, cioè sono anche io. Io cioè, ho il sangue freddo perché veramente se dovessi rispondere a tutte le cose che mi sono dette tutti i giorni, Dracarys. Però ogni tanto io gli ho detto, ma tu, ma che cervello c'hai? Ma come ti viene da dire a una persona, ma non sei grassa come in televisione? Beh, sei già stata una signora comunque. Sì, urlando però adesso. Beh, alle 4 di mattina, cioè, diciamo c'era casino dalla discoteca, quindi se non questa mi ha guardato allibita. Ah, lei ti ha guardato allibita. Però, va bene. Cioè, quella volta lì devo ammettere di aver sbroccato. Guarda. E quindi per tutte queste cose, che poi ce ne sono altre miliardi e tutto, bisogna assolutamente essere molto lucidi e non c'è niente di male nell'aiutarsi. Poi c'è anche poi sempre la tendenza anche a rimanere soli. Sì. Tu spesso comunque magari tralasci molti rapporti personali, cioè la solitudine è un altro problema accessorio di questi lavori qui.
Io ho le amiche, però ci lavoro. Ma sono le amiche, cioè, delle coinquiline. Sono le coinquiline che ti chiedevano di poter... Ah, Chiara, va bene, ok. Ma pensiamo. Cioè, comunque ho delle amiche di vecchissima data, mia sorella, ho un po' di... ho un fidanzato, cioè ho una rete. Ed è molto importante tenerla come se fosse proprio un gioiello, quindi, credo io. Io avevo una domanda riguardo non alla tizia che ti ha detto questa... La prima volta che la dico proprio questa cosa. Esclusiva. Grazie per averla condivisa, sappi che siamo contenti. Non volevo così continuare, però volevo capire... queste cose, per esempio, sui social capitano tantissimo. Io ne avevo occasione, ho avuto occasione di parlarne un paio di giorni fa, e capitano anche quando non ti esponi particolarmente col fisico, non parli di tematiche, arrivano perché arrivano, no? E secondo te, cioè tu che rapporto hai con questi canali e come secondo te, cioè, hanno cambiato questa, anche se vuoi un po' il rapporto e l'equilibrio del rapporto, perché io alle volte, vabbè, questo lo sappiamo tutti, però c'è tanto la sensazione che si superi proprio la misura, no? Certo. E che però a volte alcuni personaggi conosciuti rispondano a tono anche su quei canali, e io ogni volta dico, però, cioè, tu potevi anche fare a meno. Però mi rendo anche conto che sia molto difficile con la quantità di commenti, di messaggi, di like, di cose, come dire, mantenere un certo equilibrio, quanto, come dire, anche emotivo, no? Cioè. Dipende sempre anche dal momento in cui ti prendono certi commenti. Yes. E poi è tutto lì, perché le persone sono umane, quindi magari se sono in un periodo più tranquillo, dico, vabbè, dai, un commento, ciao. Però se invece proprio ti tocca la parte, quella che magari per cui ti eri fatta una paranoia lunga 4 giorni prima, poi arrivano e te lo dicono davanti a tutti. Però in realtà io non rispondo pochissimo sui social. Mm-hmm. Mi piace molto Facebook, dove rispondo molto, perché... No, rispondo, però rispondo in modo ironico. Ah, sarcastico? Okay. E quindi mi piace tantissimo, cioè... anche, ma tipo, sui tuoi post oppure quando sotto vedi... Sotto magari dice, ma sei incinta? E io gli ho detto, guarda, sicuramente non da te. No, nel senso, vado avanti. Rispondo così, hai capito? No, vabbè, cioè, però, nel senso, quindi mi diverto, perché comunque è molto divertente Facebook, perché poi dopo arrivano tutte ci le signore a difendermi, ma guarda chi te... Ormai i social sono diventati le nuove piazze, cioè alla fine sotto... Io, ogni tanto mi perdo Facebook, a leggere le litigate Facebook più di altri. Io Facebook ho quasi 400.000 follower lì, ma io lo adoro. No, è bello. Cioè, è ancora, sì, è un posto bello wild. Ecco, bello ecco, wild. Ecco, diciamo quello. Lo adoro perché comunque ci sono delle cose proprio oltre alla realtà. Però io non rispondo. Mm-hmm. Cioè, mi chiedo sempre però perché una persona dovrebbe... prendere e alzarsi e scrivere una cosa così, però purtroppo a me capita anche dal vivo. Mi è venuta in mente un'altra cosa. Io c'è stato un periodo nel 2017 in cui mi sono dimagrita un po' di più, molto, e quindi la mia faccia dallo stress iniziale poi mi sono insomma acquietata all'interno della mia vita, e quindi sono diventata un po' più sgonfia. Una signora mi ha trovata al Duomo e mi ha tirato quasi uno schiaffo perché mi ha detto che ero dimagrita. Aspetta, troppo. Ma al Duomo a Padova o a Milano? Come? Mi ha tirato una pizza. Te lo giuro, ma come hai fatto? Perché ti sei dimagrita così tanto? C'hai capito? Che potevano esserci miliardi di motivi per cui ero dimagrita. Esatto, è questa la cosa. E provo a immaginare che questa persona... Non me la sono presa questa signora, perché ho detto, ma... Anche perché magari... Non aveva l'età rispetto alla ragazzina della discoteca, forse. No, perché quella aveva gli strumenti per capire. Invece no, la signora... Era su Facebook, era prima di su Facebook. Però questa cosa di mollare una pizza, va bene tutto, però tu stai nel tuo, io sto nel mio. Guarda, si potrebbe scrivere un libro su queste cose che ma ti capitano per strada, Cioè, veramente, quindi niente. Cosa le hai risposto in quel caso? No, le ho detto, guardi signora, cioè l'ho risposto porti come pazienza alla tua zia pazza, hai capito? Esatto, cioè, guarda, a sastare, una cosa di questo genere? Sì, no, gli ho detto, guardi signora, vada, no, perché poi si vedeva anche che era venuta dalla Calabria a trovare il figlio, quindi le cose peggiori capitano quando c'è qualcuno da fuori Milano che vede un personaggio, perché invece a Milano non ti caga nessuno, cioè è divertentissimo, cioè è proprio un luogo indisturbato. Quando c'è qualcuno che arriva e si infervola, vuol dire che viene da posti diversi. E gli ho detto, guardi signora, continui la visione del Duomo, è quello lì, se vuole vada lì, vada al Duomo.
Beh, detto. Ancora una volta una signora, quindi Chiara Gagliazzo. Ma ho imparato. Radicata, ma vedi la diplomazia, la negoziazione. Vanno verso l'alto, ma molto bene. Io sono la persona meno negoziatrice, meno diplomatica invece, al mondo. E invece stai dimostrando che... Beh, invece però stai dimostrando che... Sopravvivenza. Giustamente. Ok, quindi tra le tue skills anche sopravvivenza e gestione. Ma perché vedi che la salute mentale evolve e bisogna sempre imparare cose nuove? Perché quello, no? Tocca, ma questo un po' nella vita, temo. Questa cosa che bisogna sempre imparare cose nuove, nuove funzioni, nuove capacità. E, qual è stata la cosa che hai imparato di te nell'ultimo anno? Questa è una domanda totalmente freestyle. Questa è praticamente è entrata con i vestiti da terapeuta adesso. Sì, no, vabbè, ogni tanto cosa ho imparato di me nell'ultimo anno? Oddio! Vedi, questa è una domanda che mi fa... La tua terapeuta? No, che ti mi manda fa... in crisi? Mi manda in crisi perché non lo so. Vabbè, te credo, non è una domanda proprio... Credo che nessuno abbia la risposta pronta su questa cosa. No, nessuno ha forse una risposta che vada bene. Dopo il Covid io sono cambiata. Però. È lì che stavo pensando, l'ultimo anno, Covid, il tempo. Perché io quando ho scoperto il Covid tutti quanti vedevo che si mettevano a fare 1000 corsi online, poi sto con il mio ragazzo che si è messo a fare 5000 cose, io invece aspettavo le 4 per cominciare a bere gli spritz. E io ho detto, ragazzi, io non voglio adesso cadere nel tranello che questo tempo deve essere utilizzato per prendere le lauree. Io voglio bere. Per qualcosa di altro dallo spritz, chiaramente. No, perché poi vedevo che la gente era presa dall'ansia di perdere tempo della vita. Sì, e io ho detto, non voglio farmi attaccare da quest'ansia. Quindi finché mi è andata bene così, io stavo lì e niente, poi mi facevo prendere dalle cose. Hai fatto le dirette come tanti altri artisti? Facevo le dirette, pensavo, avevo iniziato a farle. Ma col piano oppure solo dirette? Anche, però prima di rendermi conto della reale tragedia che stava avvenendo, sì. Quindi avevo detto che facevo le dirette quando pensavo che il mondo sarebbe stato chiuso per 10 giorni, certo. Quando ho visto Bergamo, che erano cose sei qua, mesi. Ho detto, raga, ma che senso ha che mi metto a suonare, che non c'ho neanche, cioè, aspettiamo un attimo, le ho bloccate, perché ero troppo giù di morale anch'io e quindi non aveva senso, no? Di nuovo, recitare che andasse tutto bene, recitare che non stavamo sprecando il tempo. Fermiamoci, se vuoi piangere, vuoi disperare, disperati e passerà. Io penso così almeno. Sì, assolutamente. Cioè, a me ha fatto stare bene, meglio così. Poi dopo mi sono ripresa, ma con i miei tempi. Quindi forse quello che è importante far capire che ognuno ha i suoi tempi. Sì, ognuno ha i suoi tempi, capito? Ed è una cosa importantissima. Che non sono mai i tempi del mercato. Ci avevamo iniziato a fare tutti i secchioni anche nella quarantena, capito? Cioè, io faccio 20 esercizi al giorno. Io ero in un gruppo in cui le mie amiche mi chiamavano per fare esercizi tutti insieme. Esercizi, cioè tipo palestra? Ginnici. Ma in realtà l'avevo cominciato io, ho detto ma lo facciamo. Poi è diventata una cosa standard ogni giorno e mi ricordo che facevo partire la chiamata e quando facevano gli addominali io stavo direttamente sul tappeto. Fermo. Ogni tanto, hai capito che per quando mi dice andiamo in palestra insieme sì, io esatto, dico di no. Esatto, vabbè, No, comunque lo sport fa molto bene anche alla salute mentale. Sì. Io non pratico ancora ma mi impegnerò per... che bel tentativo, c'è la telecamera, esatto, okay. Questa volta l'hai detto. Io come nell'altra intervista che abbiamo fatto volevo approfittare di questo momento in cui stiamo parlando di un tema delicato anche per rivolgere un messaggio a tutte le persone che magari sono in difficoltà in questo momento e non possono accedere a certi tipi di servizi, a certi tipi di assistenza che sarebbero molto importanti perché comunque non tutti appunto abbiamo lo stesso tempo, non tutti facciamo lo stesso percorso. Quindi se tu dovessi parlare con qualcuno che appunto magari ha una sensibilità maggiore, magari davanti a un commento come quello che ti ha fatto la signora, potrebbe veramente prenderla ancora peggio e farne una malattia. Ti sentiresti di dire qualcosa per far capire come non dipendere così tanto dal giudizio degli altri? Io penso che purtroppo non ci sia frase che tenga su questo argomento, cioè non è che è inutile dire vabbè dai, sta dicendo delle cose che non hanno senso, è cattivo, ma non è, purtroppo quella cosa lì è una frase che puoi dire a un amico perché è una frase detta, ma non aiuta. Sì. Cioè io credo che l'unico modo per diventare un po' più forti sia andare dalle persone che ti possono aiutare in modo scientifico, in modo medico per affrontare questa cosa qui. E vedo che, e secondo me a volte il problema è negare di aver bisogno di un aiuto, perché comunque diciamocelo,
che comunque il fatto che sia normale andare in terapia non è ancora sdoganato. No. Cioè i 50-60 anni, tipo mio papà, cioè mia zia. Parlavo di mio padre nell'intervista precedente. Non ci credono praticamente. Come se andassi dalla numerologa. E poi a volte anche magari la solitudine, cioè c'è la solitudine di sentirsi da soli e non credere in se stessi, e poi arriva una persona X, ti dice quella cosa lì che ti colpisce e nessuno ti aiuta ad andare a cercare delle soluzioni per diventare un po' più forte. Cioè, io credo che tante volte le persone che stanno molto male, magari fanno anche degli atti estremi, siano anche molto sole. Cioè c'è una superficialità nel non vedere le persone se, e forse se stanno come stanno. Nel non leggere effettivamente il fatto che qualcuno può sentirsi in un momento di grande difficoltà e non avere gli strumenti o la forza. Ma anche perché c'è tanto la retorica del bisogna stare bene, e a volte invece bisogna anche accettare che non si sta bene e che anche le altre persone potrebbero non stare bene. Poi però bisogna anche dire un'altra cosa, che comunque andare in terapia costa. Eh sì, è un dato di fatto. Costa tanto, e quindi nel senso, siccome è un costo alto, bisogna dargli un'estrema importanza perché tu lo vale. Poi bisogna anche avere la possibilità. Quindi secondo me bisognerebbe anche che diventasse un po', come posso dire, statale. Guarda, questa è una battaglia che su questi canali abbiamo portato avanti parecchio. Ci sono, noi abbiamo riportato sui nostri canali, alcune regioni d'Italia che stanno portando avanti progetti verso quella direzione. Sta accadendo anche qualcosa in Veneto, anche se ancora molto in fieri. Però io credo che se non c'è stata, con due aspetti, questa spinta, la pandemia, e il fatto che quando è stato lanciato il bonus psicologo la gente si è avventata a prenderlo, cioè se quelli non sono due indicatori, al netto di tutti i bruttissimi dati che abbiamo sentito al momento in cui registriamo, meno di una settimana fa, a un convegno di psichiatria proprio a Verona, in cui si parlava dei dati non solo di depressione e di ansia, ma anche di suicidi, che sono specialmente tra gli adolescenti, mi pare fosse la quarta causa di morte per gli adolescenti. Cioè, la salute è come quella, cioè, la salute dovrebbe essere per tutti, anche quella mentale, perché è pur sempre salute. E quindi se ci spacchiamo una gamba andiamo al pronto soccorso, se ci sentiamo iper soli o comunque attaccati, bisognerebbe che qualcuno, ma non c'è purtroppo questa, al momento. Per ora, riascolteremo questo podcast tra pochi sarebbe un mondo anni, bellissimo. Speriamo, e diremo, ve l'avevamo detto, speriamo. Continuiamo a portare avanti questa battaglia, un passetto alla divulgare volta. Forte. Fortissimo. Sempre. Divulgare. Fortissimo. Io sto ancora cercando di capire che cosa ho imparato nell'ultimo anno, scusami, non completamente in... Hai parlato della parte della pandemia. No, hai parlato anche della negoziazione. Ah, negoziazione anche. Hai vado in palestra. Ah, è vero. E poi prima tu hai detto... Ecco, puoi andare in palestra con lei. Prima tu hai detto che la salute, cioè mentale, è aiutata dal sport. Io, lo ammetto, faccio qui questa dichiarazione. Da 3 mesi vado 3 volte a settimana in palestra e vi giuro che serve. Brava Chiara, bravona. Ma serve, lo faccio per la testa. Quanto lo fai per la testa, perché effettivamente l'attività fisica aumenta i livelli di serotonina, che vengono è un neurotrasmettitore teoricamente deputato alla felicità, vengono secreti molto più facilmente se effettivamente muoviamo il nostro corpo. Quindi motivo per cui talvolta quando ti dicono se hai un problema prova ad andarti a fare una camminata, non lo risolvi, però almeno ossigeni il cervello. Ossigeni il cervello, il cervello lavora meglio, diventa più elastico, cioè arriva un po' una felicità scatenata da qualche cosa, e quindi lo consiglio. Ahimè, siamo hegelianamente parte della natura, giusto Giulia? Tu lo sai che però Hegel per me è fastidioso, sono... Ben oltre, io sono con i maestri del suo scotto. Con questa, la prima ho detto i bimbi di Basaglia. I bimbi di Basaglia adesso, apprezzo adesso molto, però Hegel, tesi, antitesi, sintesi, tutta questa macchinazione, no. Beh, non sei ancora vecchia, perché Hegel si apprezza più da vecchi, quindi io sono vecchia, temo. Bene, possiamo aver finito di importunare questa povera ragazza. Chiara, grazie. Mi sono divertita. È una cosa bella. Quindi, altra cosa che hai imparato, ci possono essere delle interviste con 3 venete sui generis che
Tra l'altro che parlano di tematiche... Beh, è impossibile non divertirsi. Cioè, io sapevo che mi sarei divertita. Cioè, sono venuta qui abbastanza... Questo è un bias. Preparata, eh? Questo è un bias. Sì, forse ci vendiamo troppo bene. Dici? Questo non credo. No. Però possiamo provare non a far parlare la tua sindrome dell'impostore, grazie, ciao. In ogni caso, Chiara, grazie per essere stata qui con noi a Coming Clean. Grazie le interviste che rendono pop la salute mentale. Live dal Cleany Loft, cioè non live, ma comunque live. Con le porte che si aprono e si chiudono. Metafora esatto. Anche quella della vita, le porte. Vabbè, ma con questa chiusura. Le lo porte. So, grazie. In realtà che avremmo potuto stare qua 5 ore. Grazie a tutti, grazie.